amici di Spot 80, io sono Michele e siamo tornati insieme per un nuovo appuntamento dedicato alle curiosità e ai vostri commenti sugli spot anni 80. Ne vediamo 5 come in ogni episodio da qualche tempo a questa parte e questa volta ci occupiamo in maniera particolare di dolci, per cui se vi interessa l'articolo rimanete collegati. E un altro tema interessante è quello delle citazioni della pubblicità nei programmi degli anni 80. Ho preparato una chicchetta particolare, rimanete qui. Facciamo un salto nel 1987, quando Ciocorì e Bianco Rimotta lanciano una promozione per vincere niente proprio di meno che una tastierina portatile. Si chiamava Pianorì. Compagni roditori, suonando tutto il dì. Diventi un gran pianista al suono del pianorì. Che bello suonare il pianorì. Mandaci 25 incarti di Ciocorì o Biancorì e il pianorì sarà tuo. Il regolamento è sull'incarto. Ciocorì e pianorì. Vediamo un po' che cosa ci avete scritto. Ecco qua, allora saluto Lorenzo Rutili che è un collaboratore di Spot 80 nonché amico da sempre, da quando è nato Spot 80 nel 2004, lui già c'era già prima, perché lui è stato uno di quelli che assieme a sottoscritto, insieme ad altre persone, Enzo Capasso, ci tengo a salutarlo, hanno iniziato a pubblicare gli spot degli anni 80 in audio. All'inizio si faceva in audio, non c'era ancora il video, e poi insomma abbiamo messo insieme le forze, abbiamo fatto nascere Spot 80 nel 2004 e lui c'era. Lorenzo Rutili, ve l'ho già detto, lo trovate su YouTube come Celestino Camicia. In origine, anni fa, pubblicò la canzone travisata più famosa d'Italia, Lascia entrare a Scagno, dall'8 di gennaio. Ormai quella cosa è stata consegnata alla memoria collettiva. però lui l'ha creata a suo tempo. Dice Lorenzo: altro non era che una versione brandizzata Ciocorì del mitico Electron Eco Mini Piano. Una micro tastiera di produzione giapponese, credo, che negli anni 80 impazzava in mille varianti di colore o rebrand diversi, a volte anche incorporata in un particolare modello di astuccio per la scuola. Credo che ne esistesse una anche del Mulino Bianco, ma potrei avere un ricordo falsato. Pippo Baudo aprì la puntata dedicata alla musica del suo programma Festival nell'87, eseguendone l'avansigla proprio con uno di questi pianoforti. Micro pianoforti. Ne esiste anche una riproduzione virtuale sotto forma di app per smartphone, con tanto di simulazione della particolare distorsione delle note che si creava quando le pile si scaricavano. Caspita, è peccato non averla trovata l'app in tempo, perché altrimenti ve l'avrei fatta vedere. Va bene, grazie Lorenzo. Molti avete commentato sulla tastierina. Enzo ci fa vedere che ce l'ha e ci manda anche la foto. Mica male, proprio bella pulita, guarda lì in che bello stato, in qual bello stato è questa tastierina. Io l'ho trovata anche su eBay, per cui se siete interessati, non è esattamente nelle stesse condizioni di quella di Enzo, però rarissima pianola tascabile Pianorì, Ciocorì e Bianco Rimotta, gadget sorpresina. Non c'entra niente con le sorpresine, andava con i punti. Tra l'altro di sopra c'è anche un qualcosa che invece è riferito alla Kellogg's, un cartoncino della Kellogg's con le mascotte del Kellogg's Rice Krispies. Come ci sia finita lì non si sa, però carino perché c'è anche la scatoletta, questo Ciocorì e Biancorì in music. Sempre su eBay ho trovato, no aspetta, ecco Loredana, identico questo pezzo. Loredana cita: io ricordo il pedalò. Allora, che mi sono messo a cercare su eBay questo pedalò ed effettivamente è venuto fuori. Pedalò Ciocorì e Biancorì, rarissima coppia. Non ho capito esattamente cosa fossero, tipo dei pattini, vogliamo dire così. Quello che ho trovato però, pubblicato di recente dall'utente Fabio Pacifico, che da quello che ho potuto leggere velocemente era un disegnatore o animatore, mettiamola così, del gruppo di Bruno Bozzetto, che ha prodotto tantissime cose negli anni 80 e non solo a livello animato, sicuramente voi lo saprete, ma ha realizzato anche l'animazione di questo spot, che era proprio quello del pedalò
del Chocorì e Biancorì, 1985. Guardiamolo insieme. Io ho fatto croc. Ma mi hai fatto scappare il ladro. Niente paura, abbiamo i pedalò. Presto, inseguiamolo. Fantastici questi pedalò. Se avessi anch'io il pedalò. Con Chocorì e Biancorì è facile, puoi vincerlo con 10 incarti. Chocorì e Biancorì Motta, cioccolato al latte e riso soffiato dalla vetrina delle bontà. Bello, bello, molto carino. Pedalò, pedalò, perché appunto non si vede niente. Io volevo mandare un po' avanti, eccolo qua. Pedalò, perché questi qua praticamente facevano. Abbiamo i pedalò. Fammi vedere. Inseguiamolo. Fantastici questi pedalò. Che carino. E dice Fabio Pacifico, nel, insomma, nel canale da cui è stato tratto questo spot, lo dico, Fabio Pacifico Animat, il, credo che la pagina sia, fammi vedere, la pagina dovrebbe essere questa qua, vi faccio vedere così diamo, come dire, i crediti giusti. Fabio Pacifico Animat, Fabio Pacifico Animation è il nickname, diciamo, che è stato utilizzato. Qua trovate un sacco di cose, da quello che ho capito, relative alle produzioni di Bruno Bozzetti, per cui se siete curiosi andate a vederlo, io il filmato l'ho preso da qui. E appunto diceva, mitica presentazione di Chocorì Motta 1985, con la raccolta punti per l'estrazione del gioco pedalò, produzione studio Bozzetto, storyboard Guido Manuli, animazione Fabio Pacifico. Ecco qua, quindi abbiamo visto Pianorì che era dell'87 e Pedalò che era dell'85 per Chocorì e Biancorì Motta. Andiamo al 1992 per uno spot dei tanti per Fiesta Ferrero. Mamma, io scappo. Non mangi altro. Ho lezione alle 2. Ciao, papà. Ciao. Sempre di corsa. Che vita sti ragazzi. Guarda che poi ti viene fame. Più tardi mangio qualcosa. Con una vita così intensa, mangiare qualcosa non basta. Ci vuole sostanza. E Fiesta ha tutta la sostanza di pan di Spagna, latte, uova e il gusto del buon cioccolato. Aspetta, prenditi una Fiesta, che è meglio. Già presa. Fiesta Ferrero, gusto e sostanza per la fame fuori orario. Andiamo a vedere i vostri commenti su questo spot. Una volta ne mangiai 6 in un pomeriggio, disse Paolo. Ammazza. Complimentoni. Quando si poteva fare? Perché ormai oggi, dico per l'età, nel senso, cioè se hai 15 anni magari te li mangi anche, se ne hai 40 come hai sottoscritto forse, forse se sei bravo arrivi alla seconda, ecco. Ma se poi devi proprio essere bravo. Carla, ciao Carla, un saluto speciale a te che segui Sport 80 da tanti tanti anni. Mi ricorda mia nonna, me la dava sempre per merenda quando andavo a trovarla. E poi Wyatt, ragazzi, che nome super wow, top international, top all'epoca, top oggi, da me non manca mai, ottimo, grazie. E Matteo Frac, che è sempre presente nei nostri commenti, amico prima di tutto, musicista molto bravo, super fan di sigle TV e appassionato anche di doppiaggio, e indovina tutte le voci, quindi ci dice che lo speaker di questo spot è Maurizio Trombini. Grazie Matteo. Andiamo avanti con i commenti. Eccolo qua, ecco questo, un pelino più pungenti. Allora Elisabetta vabbè, dice è il liquore, sì, perché in effetti c'è anche un po' di il famoso curaçao, che magari non è proprio un liquore, però dà quella spinta di più dal punto di vista del gusto, e lo fa sembrare quasi un liquore. In effetti nelle vecchie confezioni della Fiesta c'era il riferimento al c'era qualcosa che si riferiva all'arancia, non mi ricordo, orange, mi ricordo che c'è, no, c'era scritto Fiesta Orange, esatto, o forse ragazzi c'ho un flash in questo momento in mente ma non mi ricordo, magari si vede nel filmato, fatemi vedere un attimo. Mamma, io scappo, perché non mangio una vita così intensa. Te uova di una Fiesta, eccolo, che è meglio. Già presa. Fiesta ecco che c'era, ecco
Orange, gusto Curaçao. E quindi era questo che mi ricordavo. Ok, spugnetta al cherosene glassata. Sì, esatto, grosso modo era quello. Ma ha anche dei difetti, dice Daniele. Esatto, esatto, esatto. C'è un ultimo commento che è di Maria Pina, che dice: io ricordo vagamente anche la fiesta alle mandorle, che non era per niente buona. Io non l'ho mai assaggiata, non ho idea di come fosse. Voi l'avete assaggiata? Se sì, scrivetemelo sotto nei commenti. Allora, adesso andiamo a vedere uno spot di fine anni 80, inizio anni 90. È uno dei tantissimi soggetti della famiglia del Mulino, della mitica, celeberrima e anche tanto odiata famiglia del Mulino. Questa volta è una delle prime volte forse che vediamo uno spot di questa serie in questi episodi. E 1990, fette biscottate Mulino Bianco con la famiglia del Mulino. Oh, che corsa! Sì. Mantengono in forma, eh? Anche le fette biscottate. Per incominciare bene la giornata, fai una colazione leggera e naturale con le fette biscottate del Mulino Bianco, fatte di tanto buon grano. Mangia sano, torna alla natura, con Mulino Bianco Barilla. E questo era lo spot. Vediamo che cosa avete commentato. Innanzitutto saluto Matteo Fracchi, che sta spesso e volentieri scrivendo i nomi dei doppiatori. So che lui è appassionato del genere. E lo sono anch'io, ma sono molto meno preparato di lui, per cui lo ringrazio per le sue dritte. Un giorno ti coinvolgerò perché voglio mettere per bene tutte queste, puntellare, voglio segnarmi per bene tutte queste informazioni senza che si perdano tra i commenti. Con la voce fuori campo di Guido Ruberto, già voce narrante nella serie Piccola Bianca Sibert. Sì, vi ricordate il cartone animato? Molto molto bello. Monica, o era una domenica, ecco, qui si parte con le bizzarrie di questa serie, perché era veramente la famiglia in cui tutto andava bene: mamma, papà, due figli, il nonno, che andavano a vivere in campagna con questo mulino bellissimo, sempre avventure divertenti, sempre ridere, sempre felicità, no? E quindi e da lì è nato proprio il cliché della famiglia del Mulino, no? Che è assolutamente irrealistico, però un po' ci ha fatto sognare, diciamo. Magari un giorno faremo un video dedicato alla famiglia del Mulino. Intanto dice Monica: o era una domenica mattina o non si spiega. Ma in fondo è per questo che le pubblicità del Mulino sulla famiglia ideale avevano tanto successo. Ecco, Monica è stata già molto morigerata nel commento, perché qualcuno potrebbe dire anche di peggio. Salvo dice: chiusdino. Allora, cosa vuol dire chiusdino? Quelli più preparati di voi lo sapranno. Chiusdino è il nome della località dove sono stati girati questi spot. E se andiamo a vedere su Google Maps, Chiusdino è qua in Toscana, vicino a, vediamo un po', vicino a, cos'è che c'è vicino, Cecina, Marina di Massa. Insomma, siamo più o meno da queste parti qua. Non c'è nessuna grossa città, da quello che a Firenze, è a sud di Firenze, ma molto, è quasi vicino a Grosseto, ecco, per capirci. E qui vediamo un po', Chiusdino è qua, e qui un po' più fuori c'è il Mulino Bianco delle Pile, non so perché si chiami così, però insomma, vediamo un po' di foto live, no live, di Street View. Eccolo il nostro mulino, che non è bianco, però ha questo bel mulino che è stato ristrutturato, credo, proprio in occasione degli spot. E insomma, questo è quello che si vede in giro, cari amici. Sì, ho visto anche, mentre preparavo questo contenuto, cosa è successo? Si è rotto tutto. No, una immagine interessante che era, vediamo, ecco. Allora, apparentemente c'è un agriturismo, Mulino delle Pile, il ristorante La Vecchia Macina, ma andiamo su Facebook,
nella loro pagina, vediamo che l'ultimo aggiornamento è del 2019. Ho la netta sensazione che non siano sopravvissuti al Covid. Non nel senso che sono morti tutti, nel senso che hanno chiuso e poi non sono più riusciti ad aprire. E anche il sito non è più raggiungibile, quindi peccato, peccato. Quindi secondo me adesso è abbandonato. Se voi ne sapete qualcosa di più, fatemi sapere. Sono curioso di saperne di più. Un'altra cosa, se volete, fammi tornare indietro. Come si fa? Andiamo qui, andiamo qua, che mi piace di più come immagine evocativa. Eccolo. Se volete che approfondisca e faccia un video dedicato alla famiglia del mulino, in cui rivediamo, ripercorriamo insieme tutta la storia e con tutti gli episodi che sono stati diversi e sono andati avanti per 2-3 anni, dall'89 al 92-93, e scrivetemelo sotto nei commenti, famiglia del mulino, usiamo questa come parola chiave, famiglia del mulino, ok? Aspetto i vostri commenti. Parliamo di Buondì Motta con uno degli spot della campagna 78-81, quindi primi anni 80 per Buondì Motta. Il fatto è che studiare studio io e giocare, giocare, giocare gioco io. Buondì Motta, Buondì mio, e scusa sai, ma l'atleta chi lo fa? A colazione, a scuola, merenda, me lo merito, merito io. Buondì Motta, Buondì mio, Buondì Motta. Leggiamo un po' di vostri commenti. Giampiero che dice: Buondì sì, ma quando lo fecero al cioccolato, libidine. Per non parlare dei Krafen, però i Krafen erano di Alemagna e lì c'era un altro spot che però vedremo un'altra volta. Lara dice: il mio preferito era quello ricoperto tutto di cioccolato. Esattamente, quindi il cioccolato vince. Ancora oggi c'è il Buondì al cioccolato. A me non fa impazzire, onestamente. Forse una volta al mese potrei mangiarlo, ma tutti i giorni. Stefania, ricordo questo incarto e il profumo del Buondì. Quando di merendine in giro ce n'erano poche e di tanti pomeriggi di giugno trascorsi al mare, prima metà degli anni 80. Giovanni dice: incredibile, ma parte la musica e si apre una finestrella in testa dove c'è tutto il testo della canzone. Proprio così, i jingle degli anni 80 ti restano in mente per tutta la vita, ti restano nella mente e nel cuore, e quindi appena senti una nota subito ti tornano e sei veramente felice. Andiamo a leggere un altro commento. Filippo: lo diceva Massimo Boldi, allora io qui non lo sapevo, però vi ringrazio perché mi avete fatto scoprire una cosa nuova. Fabio dice: vero, l'ho scoperto anni dopo. E Alessandro: grande, non mi ricordo in che film, ma faceva me lo merito, merito io e mio. E Filippo dice: Monte Carlo Gran Casino. Grazie Filippo, perché ho recuperato lo spezzone e ce lo guardiamo insieme, perché effettivamente è molto 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 simpatico. Eccolo. Disuit Ulfer Monk. 18! Uciapa, uciapa, uciapa! Lino! Pirlino! Pirlino! Ha cuccato! È mio, il piatto è mio, me lo merito, merito io! È mio! È mio! Vabbè, adesso mi fermo perché poi c'è tutta una parte in cui lei, che tra l'altro se non mi sbaglio è l'attrice che ha fatto Scuola di Ladri, Scuola di Ladri parte seconda se non mi ricordo male, ditemi voi se è vero o se sto inventando, perché lei a un certo punto, lui è tutto contento, lei gli prende tutte le fish un po' così, cercando di fare di sedurlo, no? E punta tutti i suoi soldi, gli fa perdere tutto, una roba fantastica. Però non l'ho mai visto Monte Carlo Gran Casino, quindi sarà l'occasione buona per guardarlo. Mi manca nel roster, come si suol dire. Però ecco, questa era la citazione filmesca dello spot Buondì Motta, me lo merito, merito io, del 1979. L'altro giorno stavo riguardando del materiale che ho in archivio e mi è capitata sott'occhio una registrazione di un drive-in story che è andato in onda, una trasmissione diciamo di antologia andata in onda su Italia 1 nei primi anni 90, quando drive-in ormai era già finito da 2-3 anni,
E ci sono degli spezzoni di drive-in che non sono presenti nei DVD che qualcuno di voi forse avrà, io li ho, sono stati messi in commercio 10 anni fa proprio per il trentennale dall'inizio di drive-in, esatto, perché al 2013, 83, e ho trovato la conferma di una cosa che io percepivo, che gli anni 80 sono stati davvero il decennio della pubblicità, perché sono stati l'unico decennio in cui la pubblicità veniva citata in televisione, anche dentro i programmi televisivi e anche in alcuni film. Cominciamo da drive-in, perché ho trovato due cosette interessanti e ve le voglio far vedere subito. Il primo filmato che vediamo è una scenetta del Paninaro di Enzo Braschi, che cita uno spot che vedremo subito dopo. Eccolo qua. No, perché ci sono dei tamari che guidano il Vespone tutti appiovrati sulla punta del sellino. Io no, mica sono Renko. Io lo guido alla Cucadores. Bello in fondo. To the Foundation. Così ci sparo dalle impennate. Troppo giuste. Io lo so cosa dicono, è normale quando ci vedono passare sulla ruota sola. Non si facesse male, ma ci prendesse una bella facciata. Ma il Paninaro è troppo giusto, è come il cofanetto Sperlari, non si incarta mai. Questa citazione è dello spot del cofanetto Sperlari, che andava in onda dai primi anni 80, anzi forse anche prima, con testimonial Gianrico Tedeschi, che era un attore, se non mi ricordo male, perdonate l'ignoranza, non ho fatto in tempo a controllare. Vediamo, agevoliamo il filmato per la verifica, grazie. Fantasia! Quanti cofanetti fantasia Sperlari e pieni di caramelle! Sento un po' che peso. È vero! Cofanetto fantasia, il più bello che ci sia! Così bello che non si incarta mai. Eccolo, perfetto. Basta, andiamo al prossimo, alla prossima citazione. Ne ho trovate alcune, ma oggi ve ne faccio vedere solo due. Se vi piace questo tema, scrivetemelo sotto nei commenti e magari ci faccio un video dedicato, così approfondiamo. Questa citazione è ve lo faccio vedere, dai. Loro sono, tra l'altro, special guest, perché non mi sembrava che facessero parte del cast. I gatti di Vicolo Miracoli, dai, fermo lì. Gatti di Vicolo Miracoli che appaiono, in realtà ormai ridotti a tre perché Jerry Calà ha preso il volo, se n'è andato, quindi Umberto Smaila, Franco Pini e Nini Salerno, in una scenetta molto, uno sketch molto simpatico in cui viene citata un'automobile, anzi forse più di una, eccola. Salve, sono Luciano Paciarotti. Ridi Poglio. E sono qui per rivalutare la tradizione italiana, l'Albergo Italia. Voglio spezzare una lancia. Ma spezza anche una Fiat, un Alfa Romeo, quello che vuoi. Anche una Saab Turbo. La Saab, cos'è? La Saab, la macchina della mutua. La macchina? La macchina. Vavavuma! Diciamo. Eccolo, eccolo. Sì, perfetto, avete capito. Vavavuma. E infatti questa è una citazione di un mitico spot degli anni 80, 1984, per la Citroën Visa Diesel. Nuova Citroën Visa Diesel, velocità massima 154 km all'ora, da 0 a 100 in 15 secondi e 6. gringo! La macchina! Vavavuma! Nuova Citroën Visa Diesel, incredibile, ma diesel. Se vi piace il tema, dai, scrivetemi una parola chiave, qualcosa, facciamo drive-in, scrivete drive-in.
E siamo giunti alla fine di questo episodio dedicato alle curiosità e ai commenti su 5 spot anni 80. Spero vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale da cui state seguendo e soprattutto visitate spot80.tv se volete approfondire la vostra curiosità sugli spot anni 80, se volete rivedere tutte le interviste e gli approfondimenti che ho realizzato nel corso del tempo e soprattutto se volete far crescere con un aiuto concreto il progetto Spot 80 per far sì che io possa avere le risorse per mostrarvi sempre più materiale e fare sempre più ricerche, fate una donazione direttamente su spot80.tv dove con una donazione diciamo un po' più sostanziosa potrete avere in regalo una delle magliette dedicate alla pubblicità degli anni 80. Sono delle magliette esclusive che vengono date in omaggio a chi fa una donazione, come io l'ho definita o come la definirebbe Dan Peterson, fenomenale. Per cui andate su spot80.tv e troverete tutte le informazioni. Vi saluto, vi ringrazio e vi do l'appuntamento su Spot 80 con il prossimo video oppure ancora ogni giorno con uno spot proveniente direttamente dai mitici anni 80. Ciao da Michele!